per banco. Abbiamo fatto le 3. E alle 9 ho una registrazione. Ah, dischi? No, un film. Ma sì, non vedi che non stai più in piedi? No, no, grazie. E dai, ti do un passaggio. No, 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 domani. Vieni. Domani. Ciao. Ciao. E dammi retta, va a dormire. E domandalo a quella sanguisuga. Dì, che gli hai fatto a Filippo? Mi voleva a credito, ma io beneficenza non ne faccio. A me mi costa cara. Sola? Come mai? Se vuoi compagnia. Un caffè. Un caffè col solito bicchierino? Ma grande il bicchierino, eh? Vabbè. Voglio fare una denuncia alla polizia. Se per denunciare la tua sbornia risparmiati il cammino. Si vede a occhio nudo. Non scherzo, sai, è una cosa seria. Il commissariato è laggiù. Micheline Menuisier, nata a Rambouillet 25 anni fa. In arte, Arlette. Dove lavori? Al Picrat, Rue Pigalle. Pogliarello? Già. E tu affermi che quei due clienti hanno parlato con te di un delitto? No, non con me. E con chi? Parlavano fra loro. E tu ascoltavi? Sedevano al tavolo vicino. Ah, ecco. Ma non ho sentito tutto. Ho capito. Beh, vediamo un po'. Quando è accaduto? Poco fa. Saranno state le 2. E cosa dicevano? Quello più anziano diceva che avrebbe ammazzato la contessa. Quale contessa? E com'erano quei due? Non lo so. Ma vuoi prenderci in giro? Ci sono dei tramezzi fra i tavoli. Ma io li ho veduti lo stesso. Ah, allora li hai visti? Di spalle. Uno era un tipo forte, con i capelli brizzolati, statura media. L'altro alto. Biondiccio. Quello più anziano ha detto è piena di gioielli e non sa neppure goderseli. E ha parlato di ucciderla. Ha detto facciamola fuori. Questa notte stessa. Quei due si chiamavano per nome? Sì, mi pare. Mi pare che quello biondo lo chiamasse per nome. Lo chiamava Oscar. Sì, 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 Oscar. Ecco fatto. Ora firma il verbale e te ne puoi anche andare. Ah, ma che ha fatto? Sei addormentata? Ehi, sveglia. Su, firma qui. Ora te ne puoi andare. Sbronza com'è, direi che se l'è sognata tutta questa storia. E ora magari sogna il seguito.
Eccola lì. Ma dico, che è diventato questo? Un dormitorio pubblico? Che potevo fare, ispettore? Non c'è stato verso di farle aprire gli occhi. Già. Su, sveglia. Sveglia! Oddio, che c'è? Mi sembra di aver dormito. Sembra anche a me. Mi scusi. Ora devo proprio andare. No, un momento. Insomma, tu stanotte hai sentito delle voci. Due che parlavano di uccidere una contessa. No, oh, ma quali voci? Che contessa? Io non ho mai detto questo. Sì, a me. E hai anche firmato. Forse avevo bevuto un po' troppo. Ah, sì? Allora tutte balle? E perché le vieni a raccontare proprio a noi? Quando lei ha bevuto si rende sempre conto di quello che dice. Mm? Vuoi vedere che ti metto dentro? No, scusi, io sono stanca. Voglio solo andare a casa. Posso? Sì. Ma fammi un altro scherzo del genere, ti mando al fresco. Deve scusarmi, dovevo essere davvero mal ridotta per venire a scherzare proprio qui. Buongiorno. Ma non sarebbe meglio farla? Non serve, sappiamo dove trovarla. Mettilo lì, piacere. Ecco, oh, mi raccomando, non mi spedire la posta. Sì.
Da oggi chiuso per pesca alla trota, capito? Buone vacanze, commissario. E tanti ossequi a Madame Maigret e alla sorella. Oh, la pomata di mia cognata, porco cane. Aspetta qui. Permetti che te la... Prego, signor commissario. Pronto, polizia giudiziaria? Sì. Sono Maigret. Passami il dottor Pasquier. È fortunato, lei. Avrà bel tempo per le sue vacanze. Ah, dottor Pasquier. Non c'è? E dov'è? A Pigalda una ragazza. Lui, non è possibile. Ah, uccisa! Volevo dire. Beh, va bene, sì, capisco. Allora, scusa, per favore, mi vuoi dare l'indirizzo? Sì. Sì, sì. Grazie. Grazie tante, Prego. Ah, sì, grazie. Madame Poussin, arrivederci. Mi raccomando il gatto, Senz'altro, un po' di cuore, attento, un po' di polmone, ma non molto, perché è delicato di stomaco. Poverino, arrivederci. Ci penso io. Arrivederla. Jean-Pierre. Come, ancora a Parigi? Credevo che fosse già a pesca a quest'ora. Infatti ho fretta. Di un po'... Dov'è il dottor Pasquier? Ah, è lì, nella stanza da bagno, ma bisogna andarci a nuoto. Salve, Lognon. Ciao, Maigret. Simon? Commissario. Commissario. Ancora qui? Ho bisogno, un momento, di Pasquier. Ah, dottore, qual era quella pomata di mia cognata? Idratante antinfiammatoria. Ah, appunto, ho perduto la ricetta, siccome vado in villeggiatura da lei... Vengo subito. Sì, ma il treno mi parte. Solo un minuto. Bella ragazza. Di che si tratta, Chi è? Arlette, una spogliarellista del Picrat. Ah, Rue Pigalle. Vedi, secondo me, l'assassino era già qui quando è rientrata. Doveva essersi nascosto... qui. E mentre lei faceva la doccia, le è saltato addosso. Che ne pensi? Ah, io sono in vacanza, E poi sono affari tuoi. Ma di... Chi è che vi ha avvertiti? La portiera. L'acqua era arrivata fin giù al portone. Bella ragazza, Tipo fuori serie. Peccato che ha fuso il rodaggio. Questo non è il momento di scherzare. E poi nessuno deve toccare niente finché non sono terminati i rilievi. Ma per chi mi ha preso? Ma chi mi vuole insegnare il mestiere? La Poen. E capo, mi tratta con... Piantala! Allora, che dice questo cadavere? L'ora del delitto? Circa 2 ore fa. 30 minuti. 30 minuti alla partenza del mio treno. Quella ricetta, dottore? Sì, 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 gliela faccio subito. Sai, se mi presento lì senza la pomata, sto fresco. Però, Beethoven fra i Beatles e Stravinsky. Doveva essere tutt'altro che ignorante, direi. Ecco qua. Un'applicazione seguita da un massaggio leggero prima di coricarsi. Sua cognata... è allergica al sole. Sì, e io sono allergico a mia cognata. Arrivederci, dottore, scappo. Arrivederci, ragazzi. Buone vacanze, capo. Buon viaggio e buona pesca. Grazie a lei, commissario. Grazie, ho lavorato tutta l'estate. Adesso vado in vacanza. Buon lavoro. Ti accompagno giù. Non ti disturbare. Sì, 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 sì. Devo assolutamente parlarti. Senti, Maigret. Baudouin, andate. Dai, dai, Lognon. Maigret, noi due siamo amici da tanti anni. Sì. E tu sai che nel nostro mestiere alle volte uno si trova incerto. Andiamo su, stringi, stringi, che perdo il treno, no, Lognon. Ho fatto una bestialità. Mi sento colpevole. Cos'è? Hai ammazzato tu la ragazza? Ma no. E allora? Però, se è morta è anche colpa mia. Ho capito, Lognon, sei sempre pieno di scrupoli. Tanti auguri. Ciao, ciao. Aspetta, lascia che ti spieghi. Senti, passiamo dal Picrat. Rue Pigalle? Beh.
Aspetta un momento. Nessuno? C'è nessuno? C'è nessuno? Chi è? C'è il padrone? Di che si tratta? Sono il commissario Maigret, della polizia giudiziaria. Ah. La polizia? E perché? Puoi informarsi in giro. Nessuno può rimproverarci niente. Ah, oh, certo, certo. Mio marito è uscito per delle spese. Ah. Ma tornerà subito. Cosa posso offrire? Oh, niente, grazie. C'era molta gente ieri notte? Mai di lunedì. È giornata morta. Tutti si riposano dopo le fatiche del weekend. Allora lei ricorderà chi c'era, sì? Oh là là, ho una memoria da elefante. Al 12 c'era un negro, americano, un mattoide. Al numero 11 due belgi con due ragazze della Rue Caumartin. Qui hanno lo sconto. Al 10 Betty con il pechinese. Ah... Un piccolo... No, non è un cagnolino. No? È il padrone del ristorante cinese. E nessun altro? Sì. C'erano, ma ormai fanno parte dell'arredamento. Arlette con Albert. Alle 2 se n'è andato. Sa, lei alle 2 fa il suo numero. E a lui non piace vederla spogliarsi davanti agli altri. È così geloso. E dov'era seduta Arlette? Al 6, lì. Al tavolo accanto non c'erano due uomini? Come due uomini? Uno spalle larghe, corporatura robusta, capelli brizzolati. Oh no, lì non mi pare. Non c'era nessuno. Strano. Belle ragazze, vero? Ah, già. E sono in gamba, sa. Due buoni numeri. Li abbiamo presi il mese scorso. E quella lì? Arlette. È molto tempo che lavora qui. Saranno 2 anni a Pasqua. E il suo ragazzo, sì, geloso, cosa fa? L'amore. Ah, sì. Ah, e le foto. E lei ne è innamorata? Ma... vada un po' a indovinare. Lei è di quelle che arraffano tutto quello che capita sotto mano. Sotto mano, per modo di dire. Mi pare di capire... che lei non ha troppa simpatia per Arlette. Ma al contrario, è qui da 2 anni. Nessuno ci obbliga a tenerla. Però, detto tra noi, il modo con cui agisce è da idiota. Idiota? Ma scusi, salta agli occhi. Le ragazze ordinano whisky. Noi serviamo del tè freddo. Il cliente paga lo stesso e loro ci guadagnano in salute. Lei no. Lei vuole whisky. È una viziosa. Eppure ha un viso interessante, no? Beh, in fondo, ai clienti non è certo il viso che interessa, no? Allora, senti, aggiungi pure un paio di dozzine di quel rosé. Due dozzine, bene. E mandami tutto subito.
Fred! Sì? Oh, il commissario Maigret. Era un bel po' di tempo che non ci si rivedeva. Già. Ieri sera, nel tuo locale... È successo qualcosa? Hai mica visto due uomini? Uno alto, biondo, invece l'altro piccolo, tarchiato, con i capelli grigi. Un po' il mio tipo, allora. Beh, più o meno. Vediamo un po'. No, non mi sembra. Senti, quante ragazze lavorano nel tuo locale? Tre. Betty la cubana, Arlette che è francese, e Tania Tamirov, una russa, come me. Sì, di Marsiglia. Conosci un certo Oscar? Sa, per entrare al Picrato non c'è bisogno di passaporto. Allora capisce, chiedere a me i nomi. Beh, allora arrivederci. Arrivederle. Un momento, commissario. Mi scusi. Sì? Io non so lei chi o cosa sta cercando. Feci qualche sciocchezza anni fa. Sì, lo so. Ma fui condannato e ho pagato. Lo so. Ora sono in regola. E deve anche sapere che da quando ho aperto il Picrat non ci ricasco più. Ho chiuso. Arlette è morta. Cosa? È stata trovata questa mattina a casa sua, strangolata. Tu, non rompete le scatole, andiamo. Andate via, fuori. Ce ne sono. Fuori. Allora, stava dicendo? Io sono soltanto la portiera. Non mi mettevo certo a far comunella con la signorina Arlette. E poi lei usciva di notte quando io ero già a letto. E quando mi alzavo... Arlette dormiva. E abitava da molto tempo qui? 2 anni. Riceveva uomini? Ah, questo poi no, Questo è un palazzo per bene. Permette che continui, sa, con tutto il viavai che c'è stato stamattina. Insomma, non ha visto nessuno salire da lei? No, non ricordo. Ah, qualche volta un signore. Sì, piuttosto anziano. Forse un parente. Oh, capo. Ah, Jean-Vier, è ancora qui. Ho perduto il treno delle 11:22 e allora devo prendere per forza quello delle 18:33. E poi sono rimasto anche per dare una mano a quel povero Lognon. Lognon? Altro che di una mano ha bisogno quello. Gli ci vorrebbe una testa. Ma non essere maligno, vedi, è per le spiritosaggini come queste che poi la gente ci chiama piedi piatti, È arrivato il giudice? Sì, se n'è già andato, anche la scientifica. Allora senti, di a Lognon che faccio un giro per tutti gli albergucci del quartiere e si informi se questa Arlette li frequentava e con chi, Va bene, buongiorno. Grazie. Lei ha detto che non riceveva uomini. Eppure, l'amore, dico, lo doveva fare in qualche posto, le pare? Non ci sarebbe mica un po' di sale. Il povero Lognon ne farà una malattia. Pensi, è convinto che se avesse creduto alla deposizione di quell'Arlette, la ragazza non sarebbe stata uccisa. La verità è che Lognon, come sempre, è afflitto dal suo complesso di inferiorità. Un caso come questo gli dà l'angoscia. Secondo lui, quell'Oscar o tutti e due gli avventori del Picrat si sono accorti che la ragazza era andata a denunciare alla polizia e l'hanno fatta fuori. L'ha detto anche a me. Sì, per il timore di una denuncia si può anche uccidere. Ma si uccide per impedirla, non dopo che la denuncia è già avvenuta. Signor commissario, la sua comunicazione con Gravlì. Pronto? Pronto? Chi parla? Sia così gentile, qui parla il commissario Maigret. No, il commissario Maigret non c'è, non è ancora arrivato. Ma lo so benissimo che non sono arrivato, visto che vi parlo da Parigi, io volevo la signora. No, mi dispiace, la signora Maigret non c'è, andate alla stazione.
ad aspettare il marito. Sì, va bene, ma quando rientra? Non lo so, è quando la signora rientra, ditele che io sono ancora qui e non posso venire per impegni di servizio. Come? Almeno per adesso. Come ha detto? Almeno per adesso. Ah, riferirò. Oh, grazie. No, sì. Tante grazie. Scusi. Grazie. Vuol parlare con no, la cognata? No, grazie. Vuol sì, grazie. Con la cognata? Senta. Ma io non capisco perché ha agito così. La signora Maigret. Ma che? Stavo parlando di Arlette. Perché ha detto che c'erano quei due uomini al tavolo vicino. Ma perché? Non c'era? Al Picrà. No, non c'erano. E poi scusa, Fred Alfonsi e sua moglie avevano tutto l'interesse di dire che c'erano. È evidente, no? Ah, Fred Alfonsi, perché lei crede che Fred Alfonsi... Non lo so. Il fatto è che Arletta ha detto che c'era un uomo dalle spalle larghe e dai capelli brizzolati. Capo, novità. La contessa? Sì. In Place Tudus, a 200 metri dalla casa di quell'altra. Contessa von Farnheim. L'ognone è già sul posto. Andiamo. Finisci pure. Finisci pure e paga tu. Ma come? Tutto. Tutto, a spese di rappresentanza. Andiamo. Ti piacciono le ostriche? Pagale. Pago. Si drogava. Evidentemente cercavano qualche cosa. Hanno sventrato anche i materassi. Che cosa ne pensi, Maigret? Ma... Capo, c'è la portinaia. Buongiorno. Buongiorno. Viveva sola la contessa? Sola? Non voleva neanche la donna per le pulizie. Beh, di questo me ne ero accorto da me. Ma nessuno veniva a trovarla? Raramente. Un giovanotto. Suo nipote, diceva. Ma voi potevate controllare tutti quelli che entravano ed uscivano? Ma sa, quando devo andare giù in cucina, oppure in qualche altro posto, capisce? Questo è logico. Per ora va bene. Ah, ecco il dottor Paschini. Buongiorno, dottore. Prego. Dottore. Decisamente in questa stagione per le donne va di moda farsi strangolare. Beh, speriamo che passi presto, come tutte le mode. E le sue vacanze? Ah, se continua così, lungo la Senna e des Orfèvres. Dottor Pasquier, vuol venire? Viene anche lei, commissario. Mobili o soprammobili? Segna tutto. Sì. Venga, dottore. Ah, questa vestaglia. Controlla anche questa. La stessa tecnica, eh? La stessa mano? La musica è sempre la stessa. Ma i suonatori possono cambiare. Questo delitto è stato commesso prima dell'altro, no? Sì, alcune ore prima, direi. Ah. Quando quell'Arlette è venuta a dirvi che stavano per commettere un delitto, la contessa era già stata uccisa. Capo, venga, ho trovato delle fotografie. Guardi un po' che lusso. Deve essere stata ricca. E forse lo era ancora. Beh, portale alla centrale. Ah! Beh, cosa c'è? Il medico. State poco bene? No. Il medico veniva dalla contessa due volte alla settimana. E come si chiama questo medico? Il dottor Blaine. Come? Mi accusa di traffico di stupefacenti? No, non si arrabbi, dottore. Fa male al cuore. Ma lei, che è così esperto anche in medicina, dovrebbe sapere che smettere di colpo l'uso della morfina può... Può provocare la morte. Ecco. E
Ed è solo per questa ragione che sono stato costretto a fare alla contessa delle iniezioni di morfina quando non riusciva a procurarsela. E la sua coscienza medica, dottore, le ordinava di farlo, vero? Esattamente. Ma perché tutte queste domande non le fa alla contessa? Non mi risponderebbe. Perché? È morta strangolata. E non mi chiede chi è l'assassino? No. Dal modo con cui mi pone le domande si vede che non si sa ancora chi è. Ah, sì, si accomodi, si accomodi. Comunque, qualsiasi cosa possa occorrerle, io sono qui a disposizione. Grazie, molto gentile. Buongiorno. Hai sentito? Sì, tutto. Qui c'è la contessa. E questa è Arlette. Avete trovato in casa di Arlette qualcosa che riguardi un certo Albert, un fotografo d'agenzia? Niente. No. Senti, Janvier, pescami questo Albert. Subito, vorrei vederlo. So dove trovarlo. Ah, a proposito, la carta d'identità di Arlette è falsa. Non è la sua. La vera Micheline Menuisier è segretaria al municipio di Rambouillet. Ah. Allora distribuite un po' di fotografie a tutti i giornali. Ah. E si informino se qualcuno l'avesse eventualmente conosciuta col suo vero nome. Capo, la contessa da ragazza si chiamava Madeleine Leleu. Qui ci sono lettere di ammiratori dell'epoca, fotografie, cartoline, roba del 37-38. Faceva gran furore a Monte Carlo. Questa l'abbiamo già vista. Già. E questo è il conte. Bella testa di cornuto. Sì? Glielo passo. È per lei, il commissario Lognon. Uffa. Beh, passamelo di là. Resti in linea, è nel suo ufficio. Hanno riconosciuto Arlette? Sì, in parecchi alberghi intorno a Pigalle. E sempre con lo stesso uomo? Beh, a volte sì, a volte no. Almeno nelle informazioni si precisa, no? Ti riferisco le notizie che mi hanno dato. Ma di preferenza in quale hotel? Beh, se non mi dai il tempo di spiegarti, scusa. Simone, quali alberghi? Ah, ecco qua. All'hotel Du Berry, Rue Blanche. L'hanno vista sempre con lo stesso. Tipo di statura media, spalle larghe, capelli brizzolati. E quando l'ultima volta? Quando l'ultima volta? La settimana scorsa, venerdì. La settimana scorsa, venerdì. La Pointe. A che ora ci sono andati? Dalle 2 del pomeriggio fino alle 9 di sera. Beh, però. Direi. Sì, capo. Allora prendi l'aereo e vai a Nizza. Sì, capo. Come, l'aereo? L'aereo, l'aereo. Non avrai mica paura di volare. No. È che avevo promesso a mia madre che non l'avrei più preso l'aereo, ecco. Via. Chissà quante promesse che poi alla fine non hai mai mantenuto, eh? Allora, senti. Dai, a Nizza ti informi delle circostanze in cui è morto il conte Farnheim. Ecco, sì, appunto, quello lì. Ti informi della casa, com'era, dell'ambiente, degli eventuali ospiti, domestici, tutto. Ritorna domattina. Come domattina? Sempre con l'aereo, allora? Certo. Non vorrei mica tornare con l'autostop, no? Va bene. Capo, posso farle una domanda? Certo. Lei viaggia con l'aereo? Mai. E allora? No, è la signora Maigret che non vuole assolutamente che io viaggi. Beh, ma io... No, non mi fare perdere il tempo. Su, buon viaggio, eh? Grazie. E torna domattina. Grazie, capo. Ho trovato queste foto. Vedi? Come in ognuno di noi, c'erano in lei due tendenze opposte che si combattevano. E guardi un po' questa. Chi è il ragazzo? Albert Maritain, dell'agenzia France Presse. Qui da noi lo conoscono. Ah, sì? Ah, è proprio quello che cerchiamo, bene. Signor commissario. Sì? Che c'è? Ah, le informazioni su Fred Alfonsi. Alfonsi. Dunque, percosse, lesioni, sfruttamento della prostituzione,
tentato omicidio. Fui ad arrestarlo quella volta lì. Beh, qui è finita la cronaca nera. Sposa una certa... Ecco, adesso comincia il romanzo d'amore. Sposa una certa Sonia Donieschi, detta la Rose, 10 anni fa. E già per riconoscenza delle sue leali prestazioni. Battiva la Maddalena. Santa Maddalena, pregate per noi. Ha fruttato bene però, eh? La Rose compra il Picrat 10 anni fa, col frutto del suo lavoro. E naturalmente lo intesta a nome di Fred, suo marito. Regalo di nozze. Da allora non c'è più niente, no? Fred frequenta molto le corse. No, non c'è più niente, neanche sul conto della Rose. Tieni. Bella carriera, eh? Beh, abbastanza. Tre, Jack. Due assi. Ah! Bella sorpresa, signor commissario. Buonasera. Ma lo sa che ha fatto grande impressione nel quartiere? Cosa? Beh, la contessa. Ah! Prego. Champagne? Whisky? No, no, un cognac. Beh, André, spiega un po' al signor commissario se c'erano dei clienti lì ieri sera. No, no, a quel tavolo no. Ma non hai notato due tipi, uno alto, biondo, con un altro più basso, robusto, le tempie grigie? Pressa poco come me. Sei bravo ad interrogare, eh? Saresti diventato un bravissimo poliziotto. Allora? Non ho fatto conti, non ho preso mance. Vuol dire che non c'erano clienti, altrimenti me ne ricorderei. Allora un cognac, vero? Sì, un cognac. Ah, guarda. Signor commissario, che bella sorpresa. Mi volete bene voi due, eh? Lei voleva parlare con le ragazze. Betty è già qui. Scusi, mi scusi un momento. Sei tu la Sotrel? Che procuri i clienti alle ragazze? Per questo sono un campione di Bigal. Entrate, signori! Ammirate le più belle ragazze di Parigi! Una notte in paradiso! Entrate, signori! Va bene, va bene. Dimmi, hai visto uscire Arlette stamattina? Mi pare. C'era qualcuno che l'aspettava fuori? A Bigal? Gli uomini fanno la fila per aspettare le ragazze. Dico, i maschi. Lei non l'ha mai fatta la fila? Lo sai che se ti do un ceffone ti riduco la metà di quello che sei? Mi dimezza! Allora bisognerà chiamare il commissario Maigret per ritrovare l'altra mia metà. Vuoi vedere che se ti porto dentro ti passo il buon umore? Oh, non ci penso neanche. Domani c'è Longchamp? Sa, ho due cavalli sicuri. Giochiamo insieme? Come non detto. Arlette, ti ha mai chiesto di procurarle della droga? Della droga? E chi mi ha preso per un droghiere? Se qualcuno me la chiede, lo mando in farmacia. E poi Arlette non era il tipo che si droga. Beveva un po', ecco tutto. Insomma, che sai di lei? Senta, so soltanto che era una gran bella figliola. Ci sei stato insieme? Ce ne sono stati tanti. L'hai mai sentito parlare di un Oscar? E come no? Vedrà che quest'anno lo vince Brigitte Bardot. Ti vuoi proprio che ti porti al fresco, eh? Per carità, ho i reumatismi. Attento. Niente, non scherzo più. Savo, la battuta facile è più forte di me. La verità è che io non so niente. Mi creda. Mi piace troppo vivere per mettermi nei pasticci. Proprio ieri sera una chiromante mi ha detto che ho una vita lunghissima. Commissario? Non dia retta a quell'aborto. Racconta balle. Del resto l'ho assunto per questo. Ma scusa, Fred, Arlette andava a letto con tutti perché non poteva andare con lui. Non vi ha mai parlato della sua famiglia? No, no, mai. E questo prova che tipo era. Una ragazza che amore ne ha per tutti, ma affetto per nessuno. Eh sì, me l'ha già detto stamattina. Capisco.
Venga, venga, commissario. È quasi incredibile. In sala si spoglia davanti a tutti e fuori scena fa la pudica. È qui per le indagini sulla morte di Arlette. Tu sei cubana? Sì. E Arlette, continua a truccarti. E con Arlette eravate amiche? Compagne di lavoro. E ti ha parlato di lei mai, del suo passato? No, mai. Oh, questa è Tania. Il commissario... Magari. Sì, lo so. Le dispiace se mi spoglio? No, sono maggiorenne. Arlette era innamorata di qualcuno? Di Albert, forse. Albert, il geloso. Ieri sera, quando lui se n'è andato, lei era piuttosto depressa. Le ho chiesto perché. Mi ha risposto che dipendeva solo da lei che tutto cambiasse. Le ho chiesto che cosa. Mi ha risposto tutto. Sono stufa. Non ne posso più. Perché non dice al commissario che era ubriaca come al solito? Mi sembra che non godesse troppe simpatie qui dentro. No. E perché? A me non piaceva. Forse perché il padrone la preferiva. Io non ho detto questo. No, una semplice ipotesi. E poi il padrone è il padrone. Anche se non c'è nel contratto, può sempre chiedere quello che vuole. Del resto è un bell'uomo, simpatico. E la padrona è al corrente? Non è cieca. E non ha mai detto niente? No. Allora, o non è gelosa, o avrà paura di parlare. Sa, quando una moglie ha 10 anni più del marito... Permesso? Scusi. Di là ci sono giornalisti, fotografi. Pubblicità per il locale, gratuita, eh? Sì, bella affare. Vogliono lei? No, no, di loro che io sono uscito. Sì, ma la vedranno mentre attraversa la sala. Passiamo di qui. Arrivederci, commissario. No, no, vieni, ho ancora bisogno di te. Senti, Fred, tua moglie sapeva della tua relazione con Arlette? Ma oh, quello che non sa, se l'immagina. E spesso ci indovina. Di un po', vi incontravate all'Hotel du Barry? Eh? Eh sì. Potevamo vederci solo di nascosto. Di solito nel pomeriggio. Spesso? Mai abbastanza. E perché eri così attaccato a lei? Forse perché lei era poco legata a me. A volte si faceva aspettare per delle ore. E poi non veniva più. L'ultima volta che vi siete incontrati fu venerdì. E arrivò più tardi del solito. Ormai ero sicuro che non sarebbe più venuta. Se l'immagina, commissario, un uomo come me inchiodato ad aspettare in una camera d'albergo. Sai che ora è? No. E non me ne importa. Da dove vieni? Dove sei stata? Da affari miei. Mi vuoi rispondere? Ciao! Fammi passare. No. Senza te. E sei la prima donna a cui dico questo. Mi capisci, Arlette? C'è qualcuno che la sfruttava? Non lo so. Per esempio, quell'Albert, quel fotografo di cui mi ha parlato tua moglie. Non mi sembra il tipo. Ce lo dici tu? E come si sono conosciuti? Un paio di mesi fa. Albert venne una sera giù al Picrat. E io lo notai subito, appena entrò. Se vuole, ho ancora un buon tavolo. No, grazie. Thank you.
Es una muchacha extraña. Yo no la comprendo. Mi scusi tanto. È una macchina fotografica. Era. È proibito qui. Incerti del mestiere. Ma perché l'hai trattato in quel modo? Perché non voglio che lui guadagni alle spalle delle mie ragazze, va bene? Ma è già successo anche per Betty e per Tania. E non dicesti niente. Anzi, sì, offristi persino da bere al fotografo. E feci male. Se ne approfittano. Ma ti levi dai piedi, imbecille! Ma è lui che l'ha fatta entrare. Ma che hai stasera? Non ho niente, lasciami in pace. Fred, dimmi la verità. Sì. Da un paio di anni non sembri più lo stesso. Ma già, ho 2 anni di più, ecco tutto. A volte, sai, mi domando se non ti sei stancato di vivere con me. Perché vai fantasticando? Beh, senti, non hai che a dirmelo. E io me ne andrò. Ah, ma che discorsi. Se tu ti sei innamorato, se adesso ami un'altra, dimmelo. La vuoi piantare di dire idiozie? Oh, era tanto tempo che non ti sentivo vicino. Le preoccupazioni, gli affari. Senti, ora posso dirtelo. Ho dubitato di te. E ho tanta paura, Fred. Tanta. E così, da quella sera, Albert divenne il cliente più assiduo. Entrò a far parte dell'arredamento del locale, come dice mia moglie. Ma in fondo, sa, un bravo ragazzo. E di quell'Oscar non mi sai dire proprio niente. Oscar? Ci ho ripensato, sì. Ma proprio non so. Puoi andare se vuoi. Grazie. Cameriere? No, lascia, tocca a me. Fa parte delle spese di rappresentanza. Allora, grazie. E buonanotte. Caffè latte? No, ma che latte? Mi dia un Dubonnet. Ha lasciato qualcosa per me? No, non si è visto. Accidenti. Va bene, grazie. Chi è? Chi è chi? Quel ragazzo che è uscito. Le domande non mi piacciono. E neppure la sua faccia. Mi rincresce. Vi piace ora? Mi scusi. Quel ragazzo non so come si chiama. Viene qualche volta col portiere del Picrat. La sorella, eh? Appunto. Mi chiedeva se la sorella aveva lasciato qualcosa per lui. Salute. Buongiorno, commissario, sono Albert Maritain. Ho saputo che voleva vedermi. Sì, ma più tardi. Mi hanno detto che lei era da queste parti e così invece di aspettare in ufficio. Sì, va bene, va bene. Sa, ho preferito venire io qui, dato che più tardi ho un servizio fotografico da sbrigare. Hai una macchina? Sì. Dov'è? Qui accanto. Andiamo, andiamo. Thank you.
vogliamo disbrigarci, Ma che succede? Oh. Ah, avanti, dietro quel taxi. Un po'. Arlette, si confidava con te qualche volta? Sì, sì, a modo suo. Ti ha detto mai come era entrata in quell'ambiente? Ma ogni volta che io toccavo questo argomento cambiava discorso. Nel suo comportamento c'erano delle contraddizioni, eh? Oh, sì, a volte sembrava un'altra, così diversa, quasi irriconoscibile. Pensi, era felice. Quelle rare volte che mi riusciva di portarla fuori in campagna. Guarda quelle nuvole, sembrano barche. Barche? Sì. Forse serviranno agli angeli per navigare. Perché? Gli angeli non hanno più le ali? Non fare il cinico. Quando ero piccola, sai, mi divertivo a cercare nelle nuvole visi umani. Una volta ce n'era una che assomigliava tutta allo zio Stefano, il notaio. Hai uno zio notaio? No. Ma se l'hai detta adesso? Lo sai che sono matta. Mi piace tanto inventare. Ah, com'è bella tutta questa luce. Io la notte non la posso soffrire. Quando mi alzo è già buio. E quando vado a dormire è ancora buio. Arlette, ma perché non ce ne andiamo via? Mi hanno proposto di fare un servizio in Spagna. Se vuoi, possiamo partire anche subito. Magari. Ma perché? Chi ce l'impedisce? Siamo liberi, no? Possiamo fare quello che vogliamo. Dove vai? Arlette. Arlette. Che cos'hai? Mi dici che cos'hai? Niente, no, niente, caro. Solo che non è possibile. Non è possibile. Ieri invece era in uno stato di tensione come non l'avevo mai vista. Aveva bevuto? No, non credo che fosse solamente per questo. Era sovreccitata, nervosa. E che cosa ti diceva? Tutto cambierà. Devi avere fiducia in me. Devo superare un momento difficile. Sarà... Aspetta, aspetta. Seguilo. Dai, metti in moto. Stagli dietro. Giudiziaria. Ho bisogno di voi. Venite con me. Uno per Rambouillet. Vieni con noi. Su. E perché? Andiamo, andiamo, senza storie. Su. Insomma, si può sapere cosa ho fatto? Ci vuole un motivo per arrestarmi. Calmati, calmati.
Per dove avevi in mente di partire poco fa dalla Gare du Nord? C'è scritto sul biglietto, non sa leggere? Ma questo le costerà caro. Sta calmo e rispondi. Andavo a Rambouillet per ordine del dottore. Blain. Eh sì, mi ha visto da lui, no? Ho un esaurimento nervoso. Chi ti ha detto di sederti? Può tenermi in piedi tutta la notte, ma cosa crede d'ottenere? Che cos'era per te la contessa? Un'amica. Che ti dava del denaro. E perché? È un crimine? Già, ma prendere la droga lo è. Un venderne. Crimine. No, anche comperarla. Da quanto tempo adoperi quest'arnese qua? Non mi ricordo. Aveva dei gioielli la contessa? Chi lo sa, diceva Montaigne. Io me ne frego del tuo Montaigne, sto interrogando te. Chi procurava la droga alla contessa? Mistero. Hai visto in casa sua un uomo sui 40 anni, spalle larghe, capelli brizzolati? Non ricordo proprio. Hai mai conosciuto un certo Oscar? Come posso ricordarmi? Va bene. Torrance? Guarda che questo ragazzo è deboluccio di memoria. Mettilo un po' al fresco, può darsi che gli ritorni. Vediamo un po'. Non mi tocchi, mi lasci! Io sono innocente! Non avete il diritto! Via, non ho fatto niente! Mi denuncerò tutti! Sta zitto! E non gridare così! Andiamo, e portalo via! Tutti! Mi lasci! E adesso sarà il caso di fare... un salto a Rambouillet. Sì, è il mio nome. È anche la mia data di nascita. Però la fotografia... Osservi bene, signorina Menuisier. La ragazza di quella foto, lei la conosce? No, non l'ho mai vista. È certa? Sì. E anche sui giornali, in cronaca nera? No. No? E allora la informo io. Questa fotografia, che è sulla sua tessera... è di una certa Arlette che è stata strangolata ieri mattina. Allora? Ma... strangolata? Ma perché? Tu risponda alle mie domande. È lei che ha dato questa tessera ad Arlette? La sua tessera? Sì. E perché? E allora, mi vuole rispondere? Da piccole fummo compagne di collegio. Lei non si è mai rassegnata alla vita di provincia. Voleva andare a Parigi. I suoi si opponevano, era minorenne e si servì della mia tessera. Ah. Che famiglia era? Beh, gente un po' gretta. Un padre senza spina dorsale, una madre dura e intollerante. Severissima. Ma con Anne Marie, sì, Arlette, nessuno riusciva ad imporsi. Neppure Oscar? Oscar? Sì, Oscar, lei lo conosce? È lui che l'ha uccisa. Sono io che faccio le domande. Oscar Serrae, il tisiologo. Com'è questo Serrae? Alto, biondiccio, sui 30 anni. No, l'uomo che cerco io è di statura media, spalle larghe, capelli brizzolati. Beh, per quanto io col mio lavoro qui al comune conosco quasi tutti. E dalla sua descrizione... sì, potrebbe essere il padrone del Leon d'Oro. Il mio uomo deve essere un poco di buono. Ah, allora no. Questo è un pezzo di pane. Ah, aspetti... il signor Bonvoisin. Quello è un tipo strano. Se ne dicono tante sul suo conto. Donne? D'ogni specie. È un uomo violento, sa? Già, ma non si chiama Oscar. No? Bonvoisin, Joseph, Amédée... Oscar. Ah. Terzo nome.
Pronto, sei tu, Oscar? Sì? Dimmi pure. Pronto, dove sei? Pronto? Pronto. Pronto. Pronto? La centrale? Sì? Sono Maigret. Dammi il mio ufficio. Capo, sono Janvier. Ah, Janvier. E trovatemi la Sauterelle, dovunque sia. Io torno a Parigi immediatamente. Buongiorno. E la Sauterelle, l'avete trovato? Lo stanno cercando dappertutto. Fai preparare la proiezione per questo. Non si sa mai, potrebbe esserci il volto dell'assassino. Va bene. Chiudi la finestra. Capo, magari è un filmetto pornografico. Via, su, non è il momento di scherzare. Vai avanti. Ah, siamo fregati, è tutto sfocato. Eh già. No, ecco, zitti, zitti. Vero, eh? E sta zitto. Eccolo nello specchio. Ferma! Ma che eleganza per un macro. Accidenti, il viso nascosto dalla cinepresa. Vai avanti. Porca miseria, è uscito di campo. Attenta che sotto la doccia finisce male, eh? Insomma, vi volete star zitti? Lo leviamo il reggiseno? Piantala. Oh, adesso la macchina c'era lei. E inquadralo, cretina! E alza la macchina! Su, su! Accidenti, ma che succede? È finita la pellicola. Oh. Beh, apri la finestra. Avvertite tutti i commissariati che cerchino questo buon voisin, mette Oscar, eccetera, eccetera, che è a Parigi, connotati, li avete, non dormite, eh? Senz'altro, capo. Andiamo a vedere cosa fa il nostro Torrance. E allora? Ma io non so niente! Che cosa volete da me? Non so niente, niente! Io voglio andar via! Allora, ti ricorderò io una cosa, eh? A Rambouillet, dove volevi andare per curarti il sistema nervoso, abita anche un certo Oscar che tu dici di non avere mai conosciuto. A me te, Oscar Bonvoisin, te lo do io, il sistema nervoso. Io non so niente! Io voglio andare via, non potete tenermi qui! Beh, pensaci un po' tu. Io non ho fatto niente! No! 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 Non mi toccare! Buongiorno, commissario. Dove andiamo, commissario? Andiamo all'obitorio. Bene. Bisognava cercarla.
farla ritornare a casa. Non si doveva abbandonarlo a se stessi. Questo tu non puoi dirlo. Era fuggita da noi come se ci odiasse. Eppure io non mi sono mai rassegnato. Mai. Ma è stata certo influenzata da qualcuno che la dominava. Da sola non sarebbe mai andata via. Ma chi è stato? Chi è che ce l'ha portata via? E perché è stata uccisa così? Salve. Ciao, Dorans. Ah, oh, ciao. Dove vai? A pigliare una boccata d'aria. Capo, il commissario Julien mi ha incaricato di portarle i suoi saluti da Nizza. Ah, grazie, capo. Ho qui il rapporto... Un momento, Il rapporto... Scusi, Il rapporto sulla morte del conte von... Farnheim. Farnheim. Roba da viaggio. Ecco, ho una notizia... E questo? Scusi. Sensazionale, ho scoperto il nome dell'autista del conte. Ah, sì. Bon voisin, Joseph, Amédée, Oscar. Beh, ma allora Nizza, perché? Come Nizza perché? Capo, hanno trovato la Sotrel, venga. Andiamo. Salve. È da questa parte. Dov'è? Sotto le tribune? Sì, lì a destra. Commissario? Ah. E questo è un altro che non potrà più dire niente. Già. Pensa alla chiromante gli aveva predetto lunga vita. Tre omicidi in due giorni, stranamente collegati l'uno con l'altro. Omicidi in serie e tutti commessi da un solo maniaco. Beh, questo non è detto, signor direttore. E noi che abbiamo fatto per impedire tutto ciò? Ecco, se mi permette, ho delle novità sull'assassinio della contessa. Ecco, l'assassino probabilmente è il suo ex autista, Oscar Bonvoisin. 20 anni fa il conte è morto cadendo in un burrone. Si parlò allora di un incidente, ma io credo che a spingerlo sia stata la moglie, la contessa. Oscar, testimone del delitto, doveva venderle caro il suo silenzio. Ma ci sono prove contro costui? Uno che possiede una villa a Rambouillet non l'ha certo comperata con il suo stipendio d'autista. Ma uccidendo la contessa, avrebbe perduto ogni possibilità di ricattarla. Non si accorge che è un'ipotesi ridicola? Arlette ha parlato di gioielli. Non può averglielo detto che Oscar Bonvoisin erano amanti da anni. Ma questi gioielli in casa della contessa non si sono trovati. E secondo lei quell'uomo avrebbe ucciso anche il portiere del locale e la ballerina? No, non ho detto questo. Il fatto è che lei ha ben poco da dire. La stampa se la prende con il Ministero dell'Interno, che se la prende a sua volta con il prefetto della polizia, che a sua volta se la prende con me. E lei a sua volta se la prende con me, amichevolmente. Beh, cerchi di capirmi. Arrivederci, Maigret. Ah, signor direttore, devo avvertirla di una cosa. Sto per tendere una trappola a quell'Oscar Bonvoisin. E perciò vorrei rilasciare quel Philippe, che lui cercherà probabilmente di sopprimere. Spero di arrivare prima di lui. E se invece arriva dopo? Avrei un cadavere sulla coscienza. Maigret, se scoppia uno scandalo ci compromette tutti e non ne ha il diritto. Sì, ma ne ho il dovere. Attenti, sta per uscire. Bene, pronti per seguirlo. Eccolo, è questo qui. Sì, è lui. Signor Mortimer!
Ha qualche dichiarazione da fare? Solo due domande per François. Venga, l'accompagnerò dove vuole. No, ma perché, signor Mortimer? Sono un redattore di Parigi. Perché è stato fermato? L'opinione pubblica. Perché l'hanno trattenuto? Perché è stato fermato? Una intervista, la prego. Parli liberamente. Maigret, è accaduta una cosa che non si era prevista. Un giornalista ha preso il ragazzo sulla sua macchina. Accidenti, ci mancavano i giornalisti. Attenti a non farvi fregare. Ma sì, sta tranquillo. Ah. Ecco, vanno via. Le hanno permesso di parlare con suo avvocato. Ma è nel suo interesse, signor Perché Mortimer? Non vuole parlare? Ci seguono. Acceleri. Non sono salito sulla sua macchina per raccontarle gli affari miei. Chiaro? Non si allarmi. Lei mi dirà soltanto quello che giudicherà più opportuno. Sono stato arrestato per errore. Quando? Ieri mattina. Sono stato interrogato e picchiato. Da chi? Può citarmi un nome? Il commissario Maigret. Appena può, fermi. Voglio scendere. Philippe mi è sfuggito. È sceso nella stazione del metro La Chapelle. Perché non l'hai seguito? Lo sta inseguendo l'ispettore Lognon. Ah, allora sì che siamo a posto. Attenzione! A tutte le pattuglie in servizio, alla terza, decima, undecima e diciannovesima ripartizione. Controllare le uscite delle stazioni del metro. Segnalare con la massima urgenza alla centrale la presenza di Philippe Mortimer, del quale abbiamo diffuso le foto. Appena sarà individuato, seguirlo, provvedendo a proteggerlo contro ogni eventuale aggressione. Chiudo! Avvertire le pattuglie, direzione Port Dauphine Nation. Giovane al caffè Dupont, Place de la Bastille.
capo, sono arrivati troppo tardi. Il ragazzo non era più al caffè Dupont. Il cameriere che è stato interrogato ha dichiarato che un giovanotto corrispondente ai connotati di Philippe si è fermato al bar in un tavolo all'esterno e ha ordinato un caffè. Bravo, e perché non ci dice quanto zucchero ha messo dentro il caffè latte? Dice che è andato via senza neanche berlo. Attenzione. Lo scadario centrale comunica. Joseph Amédée Oscar Bonvoisin, detto Oscar. Nato a Orano 7 novembre 1916, nel 35 a Parigi, arrestato due volte per lesioni aggravate e corruzione minorenni. Indi trasferito a Le Havre. Sì, subito. Capo Erognon, per lei. Pronto? Pronto, per lei. Sono al bar au refuge, Rue Lamarre. Pronto! Scusami, ma questo raffreddore, Philippe è qui vicino. È entrato qui di fronte, nello studio del dottor Blain. Lo sto sorvegliando. Dal banco del bar vedo benissimo il portone. L'Oignon, tu sei il solo che sia riuscito a mantenere il contatto. Sei in gamba, L'Oignon. L'Oignon, momento. Senta, ho riflettuto. Non posso autorizzarla più a lungo a mettere in pericolo la vita di quel ragazzo. Ah, va bene. Esigo che Philippe Mortimar sia arrestato immediatamente. Pronto, aspetta. La prigione è l'unico posto dove sarà sicuro. Dica questo all'ispettore L'Oignon. Va bene, d'accordo. Pronto, L'Oignon. Pronto! Beh, ha riattaccato. Ma che mi combina? Lo richiami. Ma no, parlava da un bar, non so quale bar sia. Stia attento, Maigret, glielo ordino formalmente. Se succede qualcosa a quel giovane, ci sarà un solo ed unico responsabile. Lei. Attenzione. Pronto. Au refuge, chi è? Bar refuge, assenta. Vorrei parlare con uno dei vostri clienti. Deve trovarsi lì al banco. Adesso glielo descrivo. Ma c'è bisogno? Come non c'è bisogno? C'è un solo cliente. Ah, bene, ve lo mandi all'apparecchio allora. È per lei. Pronto, sei tu, L'Oignon? Sai, la linea si era interrotta. Ma no, sono io che ho riattaccato. Come? Perché? Sono cose che non ti riguardano. Ah, non mi riguarda, grazie. Già, io sono l'ultima ruota del carro. Fare il permaloso. Sì, sì. Cosa mi stavi dicendo? Aspetta un momento, mi pare. Sì, sta uscendo proprio adesso. Ti richiamerò. L'Oignon, mi raccomando, non perderlo di vista. Pensa alla tua promozione. Sembri Lazzaro appena uscito dal sepolcro. Silenzio. È la ferita all'orgoglio che mi fa soffrire di più. Ehi, non te la prendere. Questo colpo non mette certo in pericolo la tua salute. Invece può anche mettere al sicuro la tua promozione, vedrai. E poi... Allora, che facciamo? Ma non lo so, non lo so. Riflettiamo prima un momento.
Dunque, Oscar confida ad Arlette che vuole ammazzare la contessa ed impadronirsi di tutti i suoi gioielli. E propone ad Arlette di fuggire con lui nel Venezuela, tant'è vero che abbiamo trovato i due biglietti per l'aereo. Commesso il delitto, torna a Rambouillet ad aspettare Arlette. Arlette, invece, per liberarsene, lo va a denunciare, sia pure in modo vago. Poi torna a casa e viene strangolata. Beh, fin qua tutto è chiaro. No. No, 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 no. No, no. C'è qualche cosa che non funziona. Beh, vediamo un po'. Sì? Capo, un agente del Boulevard Saint-Michel ha telefonato ad aver visto Philippe. E l'ha seguito? Sì, ma l'ha perso di vista. E allora non mi... Dove eravamo rimasti allora? Dunque, Philippe, che evidentemente vuole ricattare Oscar, si prepara a partire per Rambouillet. La Sauterelle telefona Oscar a Rambouillet. E non lo trova perché intanto Oscar è tornato a Parigi. Ma quando? Questo bisognerebbe sapere. Quando? Philippe intanto è nelle nostre mani, ma non parla. E Oscar è sicuro che lui non ha interesse a parlare, però ha paura che parli la Sauterelle. E allora lo fa fuori. Philippe, appena rilasciato, cerca di far perdere le sue tracce, il che vuol dire che vuole essere libero di cercare Oscar. E Oscar cerca lui. E quando si accorge che l'Oignon sta pedinando Philippe, entra in azione e lo mette fuori in combattimento. Ma che strano quei due, eh? Oscar e Philippe, perché si sorvegliano con tanto accanimento? Aspetta, aspetta. Ma sì. I gioielli! Vuol dire che non li hanno trovati, che sono ancora lì! A casa della contessa, avverti la squadra! E bravo l'Oignon. La vecchia guardia si fa sempre onore. Thank you.
Sì. Il ragazzo sta per uscire, fermatelo. Ha trovato i gioielli. Ci siamo, vai. Dov'è? Non è ancora uscito. Non è uscito. E chi l'ha visto? Non è uscito nessuno. Circondate l'isolato. Cercate in soffitta, sui tetti. Via! Tu, e anche tu, con me. Qui, da questa parte! Lì non ha via d'uscita, capo. Oscar, vieni fuori, sei in trappola. Oscar, vieni fuori. Ti do 15 secondi di tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fine ha fatto? Beh, se la caverà con qualche giorno d'ospedale e parecchi anni di convalescenza in prigione. Ma lei come ha fatto a capire che Oscar non aveva trovato i gioielli? Boh, un'idea che mi è venuta mentre ero da Lognon. A proposito, telefono un po' e domando come sta. Aspetta, finisci di mangiare. Se è sveglio, digli che è tutto quasi finito. Quasi? Quasi? Quasi. Un buon mocca lo prende, commissario. È la mia specialità. Grazie. Ma una cosa non riesco a capire. Perché Oscar ha strangolato Arlette? Oscar non ha ucciso Arlette. Anzi, aveva progettato di portarla con sé in Venezuela. Infatti l'aspettava a Rambouillet. Ha appreso la notizia dai giornali. Allora chi l'ha ammazzata? È vero. Chi? Spero che non penserete che sia stato io. Eppure Fred, in un certo senso, il responsabile sei tu. Io? Ma di che?
Sì, sì, della morte di Arlette. Ammazzare quella povera ragazza è stato un delitto inutile. Era stanca della vita che faceva qui. Se fosse vissuta, sarebbe diventata certamente un'altra donna. Non è vero, Betty? Sì, è vero. Posso anche capire i motivi che hanno spinto l'omicida a uccidere Arlette. L'amore, la gelosia. Eh sì, per queste passioni molti uccidono. Però col pensiero solamente continuano a passare per gente onesta. Gli altri diventano miei clienti. Vi assicuro che in certi casi è molto penoso il nostro compito. Eh sì. Perché uno non si sente altro che un ingranaggio nella macchina della giustizia. Ma bisogna agire. E non è facile. Mi scusi. E ora, commissario, io sono pronta. Possiamo andare. Rose. Soltanto per il timore di perderti.